Allora, Presidente, una grande partita, un grande pubblico, tutto è filato per il verso giusto e adesso una finale a Faenza che ripaga degli sforzi della società. Beh, sicuramente sì, però questa vittoria la voglio dedicare al pubblico di Manfredonia e alla città di Manfredonia. Come avete visto, dall'inizio del campionato ho sposato il concetto dello sport legato alla presenza delle famiglie e dei bambini allo stadio. Finalmente oggi questa società ha portato a termine, visto che l'ultima gara casalinga, il suo obiettivo, che era quello di arrivare alla finale, la massima aspirazione all'inizio del campionato. Ora, come dicevo anche agli altri vostri colleghi, a dire la verità tutte e due le squadre hanno un organico tecnico degno della promozione, però il Manfredonia penso che in entrambe le partite ha dimostrato di essere superiore e quindi ha meritatamente raggiunto la finale di Faenza, dove comunque ci aspetta un'altra battaglia in soli 40 minuti e quindi a quel punto sì che sarà una lotteria quella di vincere e andare su in Serie A. Presidente, la partita si è vinta tecnicamente ma anche con una buona gestione mentale, perché queste sono partite che molto spesso si vincono con i nervi. No, soprattutto si vincono con i nervi. Io ho cercato di dare una mano nel mio piccolo, perché ad un certo punto, soprattutto nel primo tempo, quando siamo andati sotto, un po' di tremore c'è stato, di tensione, avete visto alcuni falli, per cui i giocatori si sono dimostrati più tesi, ma non si poteva che vedere quella situazione. Poi, raggiunto il pareggio, siamo stati fortunati a passare subito in vantaggio, ma soprattutto all'inizio del secondo tempo la partita è andata in discesa e il Manfredonia ha fatto prevalere le sue qualità tecnico-tattiche.